Ciao ragazzi, buona serata. Eccoci qua. Dopo la filatura barra finitura su prefinitura finitura su Lardese a Ligure, lo proviamo il dopo, chiaramente. Adesso inizio a mettere le etichette, se no tutte le volte non mi ricordo come è stato fatto quel rasoio, quindi lo apriamo insieme da come l'avevo conservato. Gli avevo dato giusto una scoramellatina abbastanza veloce, tra virgolette, una scoramellatina, e l'avevo protetto con un pochetto di olio. Quindi ci tolgo l'olio in eccesso con un po' di carta igienica, come dice Mauro, se potete fare pure così non succede nulla. Importante. Ok, ci finiamo di dare qualche altra scoramellatina su questo po' di coramella. Vi ricordo qual è, casomai qualcuno la cercasse, 40 euro su Amazon. Quindi questa io ce l'ho e ve la posso, tra virgolette, consigliare. Non ve la consiglio se avete qualcosa di soldi in più. Però questa io l'ho provata e vi posso dire com'è. Se voi mi scrivete, ho preso una coramella dalla Cina, per dire, e lì dice, la posso usare, e io non te lo so dire, non lo so. Che ne so, non ce l'ho in mano, non l'ho provata, capito? La devi provare tu. E questa te la posso pure consigliare. Non te la consiglio se c'è una cosa di soldi in più, pigliati in artigianale. Ma se proprio questa l'ho provata. Allora, bando alle ciance. Quindi, rasoio affilato sull'ardesia nera. Quindi questo sarebbe praticamente il kit proprio fatto, quello che feci io all'inizio, la prima coramella, il mio primissimo rasoio e la mia primissima pietra, l'ardesia nera Ligure. Ok? Quindi simuliamo la rasatura che sarebbe stata se quella famosa volta io ce l'avevo già l'ardesia nera, perché io l'ardesia nera l'ho comprata solo dopo aver mandato questo rasoio ad affilare, come vi ho già raccontato nell'altro video, a 30 euro più le spese di spedizione andata e ritorno. Quindi è venuto quasi quanto costava questo rasoio su Amazon, ovvero 60 euro pagato questo e 50 euro. Quasi 60 anche per l'affilatura. Fate voi per questo. Io non devo convincere nessuno, eh? Io non la vendo l'ardesia, come non vendo nient'altro. Se voi avete un budget, come ho già detto e come vi ha fatto vedere pure Mauro nel video delle giapponesi, dalle 70 alle 200 euro, vi potete tranquillamente orientare su una montagna di pietre diverse, che per me rimane sempre un gruppo ristretto, ovvero belga e giapponese e ardesia. Queste mi sento io di consigliare all'inizio. Non ti consiglio una Surgical Black Arkansas o altre pietre particolari, perché non ne vale la pena. Però mica per forza ardesia vi dovete comprare, ci mancherebbe. Se ce la... Però se poi molti di voi quando mi contattano e ci iniziano a dire però per una belga ci vuole questa somma per una belga di dimensione... ma io non ce li ho, ma io ce li ho ma non li voglio spendere. Allora ragazzi, l'ardesia costa 25-30 euro, quindi non è che vi devo convincere io. Fateveli voi i calcoli, ci mancherebbe, eh. Allora, ma scoramellatina l'abbiamo data. Mi sciacquo un attimino la faccia con un pochetto di acqua calda che ho messo a bagno. Vado ad usare un pochetto esagerato di prebarba pro raso, e anche qui siamo nel discorso consumiamoli, ce li ho, consumiamoli. Poi è anche buono come, anche come profumazione, questo è delicato come profumazione, mentre il verde è tipo piccante, no? Vi piglia negli occhi, questo è delicato, piacevole, insomma ci sta. Come sapone oggi usiamo un set favoloso CK6 della Phoenix,
Artisan Accortment. Anche qui, ragazzi, vi ricordo che io non faccio le recensioni dei saponi, perché sono la persona meno indicata per farli. Ve l'ho detto tante volte, non sono bravo con le profumazioni, quindi che resti un... cioè, giudicate voi. Io ve lo faccio vedere come lavoro, come l'ho usato io, giudicatelo voi il sapone. Vi do qualche indicazione in più, chiaramente, ma resta lì, diciamo. Ok? Fatevele voi le considerazioni. Come anche come tagli il rasoio, io ve lo dico come tagli il rasoio, però vedete voi, c'è il video, no? Potete pure dire no, io dal video vedo che tu, quello che hai detto non mi torna. Ci sta, ci mancherebbe. Pennellino Timberwolf della Yaqui in ciuffo sintetico, dovrebbe essere Tuxedo. Pasta di sapone assurda, ricchissima, formula CK6, è una bomba. Di solito l'ho sempre prelevato con una ditata perché è abbastanza morbido come sapone, ma oggi voglio andare di prelievo in direttamente dalla ciotolina del sapone. Quindi aggiungiamo qualche goccia d'acqua, sempre per facilitare il prelievo. Questi, per esempio, sono penne. Io vi posso magari dare un consiglio sulle cose che ho io che ho utilizzato, no? Consigli sempre da prendere con le dovute cautele, perché parliamo, ricordo, sempre di un discorso molto più che soggettivo. Cioè, anche una lama, per dire, una finitura che funziona su di me, non sta scritto da nessunissima parte che funzioni su di te. Perché dipende che pelle c'hai tu. Dipende che barba c'hai tu. Magari tu c'hai una barba talmente dura che io ti dico, guarda, io mi ci riesco a sbarbare col Goldolla. Tu non ci riesci. Perché magari a mezza passata, a mezza faccia già si è tolto il filo. Che ne so io? Non lo so. Quindi prendete tutto comunque con le dovute... No? Con le dovute cautele. Poi, se sono cose che costano poco, vi potete pure buttare da voi e dire: ma sai che c'è? Tanta Finardi si è detto che costa 25-30 euro, sai che c'è? Io me la piglio. Poi non vi piace, non è che, ma anche sulle giapponesi, ragazzi, ma su qualsiasi pietra, soprattutto naturale. Ricordo che le naturali sono uniche ognuna di loro. Non è che tu hai preso una Nakayama come Nakayama la mia, dice, ma pure a me Nakayama 4 e mezza saggi come la tua. Sì, ma non vuol dire niente comunque, non è identica alla mia. Guardate qui che pasta che fa, questi sono proprio, si vede proprio la ricchezza della formula in questo sapone. Allora mi tolgo un pochetto il prebarba e ci aggiungo chiaramente due gocce di umidità in faccia e iniziamo il montaggio in viso. Questi qui, ad esempio, la Yaqui è una marca cinese che trovate o su Amazon, però a prezzi un pochetto più alti, però ce l'avete magari dopo pochi giorni, oppure da AliExpress, dove riuscite a trovarli veramente a prezzi scandalosi. Cioè, tipo, magari questo lo trovate anche, che ne so, guardate i filamenti del sapone, molto ricco. Magari lo trovate anche a 3 euro, che ne so, in offerta, no? E sono pennelli, bene o male, collaudati da molti degli utenti Facebook e così via, anche su YouTube, penso che tanti YouTuber li hanno usati, quindi è un pennello che io vi posso tranquillamente dire compratelo uno Yaqui. Scusate, anche per esempio un tasso, sono veramente ottimi anche i tassi della Yaqui, sempre parlando di rapporto qualità-prezzo, ok? Allora, un sapone, cioè guardate qui che sapone, questo
Guardate, è talmente ricco che ha bisogno di tanta acqua, chiaramente un po' per volta. Probabilmente predilige il montaggio in ciotola, perché c'è da lavorarci parecchio. Però lì sono preferenze personali. Alla fine il montaggio in viso ha parecchi vantaggi, perché nel frattempo che tu monti il sapone, comunque ti stai facendo un massaggione incredibile. E quindi alla fine, ricordo che, come si dice, una buona insaponata è mezza barba fatta. Poi per alcuni può essere vero, per alcuni no, per me è vero. Infatti potete vedere che nell'insaponata ci perdo sempre un sacco di tempo, perché secondo me aiuta. Anzi, se vediamo anche i barbieri, l'insaponata ve la fanno bella abbondante, vi fanno un gran bel massaggio in viso, proprio perché di tanto in tanto testano con il dito quando passano col pennello per sentire se il pelo si è ammorbidito o no. Vabbè che loro fanno le insaponate più leggere, cioè molto ma molto meno a stucco di come facciamo molti di noi. Però loro sono veloci, sai, riescono a usare quei saponi, diciamo così, tra virgolette, un po' evanescenti, quei montaggi un po' evanescenti, perché sono veloci di mano, quindi non c'è tempo che si asciughi il sapone, no? Invece io se non lo faccio bello corposo così, non, essendo lento con la rasatura, con mano libera, non riesco, cioè lo faccio, si asciuga, no? Sapone, ragazzi, che immagino parli da solo, quindi non sto qui a fare le recensioni. Ce li ho, ce ne ho tanti, quindi ne approfitto per farveli vedere, ma giudicate voi. Poi non è una finta che io ve li faccio vedere apposta perché faccio il video. No, io ve li faccio vedere perché comunque è il mio modo di fare questo, nel senso che comunque io a rotazione li faccio girare e li uso tutti, ok? Quindi da quello meno costoso, ve l'ho fatto vedere, dal palmolive a questi set qui che già sono importanti, non sono i più costosi che ho, diciamo che siamo a una via di mezzo nella scala dei saponi costosi, ma come qualità invece però siamo belli alti, eh? Come qualità qui ci siamo, almeno per quanto mi riguarda. Ok. Allora, proviamo sto famoso Dovo, primissimo mio rasoio, rifinito su Ardesia nera. Ok, allora, innanzitutto il rasoio taglia e taglia bene, ok? Il taglio va liscio, adesso aspettiamo a capire meglio. Anche qui le variabili sono tante, c'è un rasoio che ricordo è un rasoio preso da Amazon, un rasoio moderno, quindi non è un vintage. Nonostante la marca, non fatemi dire cazzate, cose che non so, ma se non sbaglio è una marca comunque vintage, cioè è un marchio che c'è ancora, ma probabilmente si trovano anche i vintage della Dovo, come della Boker, però non ne sono sicuro, eh. Io di questo marchio ho solo questi due che sono moderni. Il Dovo e il Boker sono moderni, quelli che ho.
rasoio che taglia tranquillamente, quindi. Allora, anche questa cosa qui non sta scritta da nessuna parte che uno deve iniziare per forza con un 5 ottavi punta tonda, ok? Come questo. Però sicuramente all'inizio può essere utile sia la punta tonda, non sgararvi. Sì, è il 5 ottavi che è più piccoletto, poi uno piglia la mano e sceglie il rasoio che fa per lui. Quindi non puntiamo subito. Poi, sempre lì, anche lì, libera scelta. Volete già la punta super che esce fuori e il rasoio 7 ottavi, 8 ottavi, pigliatevelo. Che ve devo dire? Io quello che vi posso dire è che per esperienza personale in questo campo è meglio non correre, è meglio non avere fretta, anche nel conoscere le cose, perché le cose sono tante, se no fate solamente confusione. Se voi siete ancora all'inizio, no? È inutile che vi scervellate a cercare di capire tutte le miniere esistenti delle giapponesi, tutte le varietà, cosa significa questo e cosa significa quello, cosa si fa con questo. Lasciate perdere, perché poi magari parliamo in privato e vi dico: ma scusa, ma tu cosa ci devi fare? Tu vuoi sapere tutte queste notizie? No, perché io devo comprare il mio primo mano libera. Allora, devi ancora comprare il primo mano libera. Vacci piano, lascia verde, giapponesi. Voglio sapere tutte le miniere, voglio sapere tutte le nagure, che si fa con questo. Andiamoci piano, perché le cose sono tantissime, non si finisce mai di imparare qui. È veramente enorme la quantità di informazioni che c'è da assimilare. Se io ve le sparo a gogo tutte le miniere delle belghe, tutte le miniere delle giapponesi, ma che capro vi ricordate voi? E soprattutto, cosa ve ne fate? Ma partiamo dalle cose semplici, per questo ho fatto il video anche dell'Ardesia, no? Una spesa irrisoria, il rasoio taglia, ok? Anche lì, no? Non è che io con questa rasatura posso giudicare la pietra. Boh, è finito, ho fatto una rasatura, è venuta una rasatura poco dolce. Per dire, per esempio, boh, pietra etichettata come pietra così, ma chi l'ha detto? Ma io come l'ho usata? Andatevi a vedere il video e vedete come l'ho usata io. Allora, se io mo a fine video vi dovessi dire la rasatura non è dolce, ci sono ancora tante cose che si possono provare per vedere a cambiare il taglio, ok? Come l'ho usata? Io l'ho usata tenendola a bagno una quarantina di minuti, l'Ardesia e anche la Bout, facendo uno slurry abbastanza anche leggero, però per l'Ardesia era, visto che ne tira fuori poco, era già uno slurry presente, quindi penso che sono andato abbastanza in prefinitura. E finitura ad acqua pulita e ho fatto quattro passaggi di numero sotto il rubinetto, ok? Quindi diciamo che non sono andato proprio in lucidatura estrema. Voi potete provare altre cose, potete provare a lucidarlo invece solo sotto il rubinetto. Non vi soddisfa la volta dopo, potete provare solo ad acqua pulita. La volta dopo ancora potete provare solo con uno slurry fantasma.
Potete cambiare le pressioni, potete cambiare il rasoio, magari è proprio quel rasoio che non va lì, magari è l'angolo di quel rasoio che non vi taglia bene in faccia, magari ha bisogno di un nastro, cioè le variabili sono tantissime, quindi io non posso giudicare quella pietra in una rasatura. Mi è andata male, la pietra lavora così, ma chi l'ha detto? Poi su di me, insomma, capitemi, cioè, facciamo le persone intelligenti, per favore, ok? In seconda passata, come al solito, a me tira proprio via pochissimo. Poi guardate, anche proprio perché si chiama mano libera e quindi si va a mano libera, non è come il DE che ha comunque una costante di angolo in viso, che oltre quello non taglia, se vai troppo giù non taglia, cioè ha un limite. Questo qui siete voi a regolare l'angolo, quindi anche quello può cambiare completamente la rasatura. Come pressate voi sulla pelle, come tirate la pelle, come avete girato, a che angolo state usando? Molto dritto o molto aperto? Cioè, insomma, raga, le variabili sono tantissime. Non mi smalterò, non mi stancherò mai di dirlo. Poi forse so io che sono troppo esagerato, che la faccio troppo lunga, non lo so, decidete voi, io ve le dico, poi. Grazie a Dio, ognuno di noi ha il libero arbitrio e le capacità mentali di dire no, questo sta a dire delle cazzate, io non lo seguo, però non mi, cioè, non mi seguire, se pensi che dico delle cazzate, non mi seguire, oppure seguimi e prendi solo il buono, se dico una cazzata, la dico, punto. Poi ci tengo anche a dire una cosa, che tutto questo è partito veramente come gioco, no? Quindi il mio obiettivo, ma veramente, io sono operaio, che stamattina si è alzata alle 4:30 per dirvi. Quindi il mio obiettivo, credetemi, non è assolutamente fare lo youtuber o diventare famoso. E mo vi spiego il perché. Allora, vi faccio una domanda, no? Ma se io, metti caso, ho aperto questo canale, apro un canale YouTube per fare iscritti, ingrandirmi, diventare famoso, ma secondo voi vado a parlare di rasatura tradizionale che è già una nicchia della popolazione? Perché mica tutti così si radono, la maggior parte si rada con la bomboletta e il bic doppia lama, tripla lama e vai dicendo, no? Uno, secondo, di quelli che sono nella rasatura tradizionale, quanti usano il mano libera? Una nicchia ancora più ristretta. Quanti di quelli che usano il mano libera sono interessati anche all'affilatura? Una nicchia ancora più stretta. Quanti di quelli interessati all'affilatura gli sto simpatico o hanno voglia di ascoltare quello che dico? Una nicchia ancora più ristretta. 40 siamo. Quindi come caspita vi fa solo in mente a pensare che io o qualcun altro di noi del gruppo possa essere in collaborazione con qualcuno per vendere, per fare market, chissà cosa c'è in testa, ma che state a dire, raga? Ma che state, ma veramente, oh. Insomma, ma il tempo, giudicheremo col tempo, visto che ci stiamo avanti da solo, giudicheremo col tempo.
Io proprio personalmente sono uscito da gruppi dove ero molto attivo proprio perché c'era il segreto sull'affilatura, ovvero non si parlava, era un tabù, c'era solo uno buono ad affilare, tutti gli altri non se ne parlava, non si vedevano video, no? Quindi sono uscito proprio per questo, perché a me mi interessa. Quindi io sto cercando di mettere una pezza a quel discorso. Ripeto, c'è gente più brava di me da seguire, però metto il mio contributo, ce l'ho qualche pietra, ve lo faccio vedere come taglia, giudicate voi, perché deve essere tutto chiaro, anche il punto di vista mio, che veramente sono un principiante, perché può essere comodo e utile a qualcuno. Boh. Anzi, sai che facciamo? Un traversino sulle guance, lo diamo, così valutiamo pure la profondità. Sapone eccezionale, ragazzi, a me il CK6 piace tantissimo. L'altro che vi ho fatto vedere, sempre CK6, è l'Astra Planet. Boh, dai, basta così. Allora, il rasoio taglia bene. Adesso facciamo la prova dell'allume, come sempre. Allora, mi sciacquo. Mi taglio gli occhiali. Proviamo subito subito l'allume, quindi acqua fresca, ci sciacquiamo con l'acqua fresca. Finora ho fatto tutto con l'acqua calda, tiepida, invece adesso acqua fresca e allume. Guardate, sono stupito e meravigliato io stesso della dolcezza di taglio, ovvero del fatto che non sto sentendo l'allume. Quindi per me, se io non sapevo che era un rasoio di Amazon, di nuova fabbricazione, Nardesia nera, la più criticata al mondo, 25 euro di pietra. La coramella presa da Amazon, 40 euro. Ok, a parte il sapone che è Enelite, pennellino cinese, Yaqui, 8 euro. Ok, per me è una sbarbata molto alta. Lo sapete perché non è goduriosa? Perché, come l'altro giorno, per esempio, il filarmonica in viso danzava, ma perché è proprio un tipo di geometria, è più grande, è un altro discorso. Ma il taglio di per sé e il post che sto avendo, che devo dire? Che devo dire? Che se tu non me lo, se tu mi fai lo scherzo e non me lo dici che è nardese, io non me ne accorgo, ma come me ne posso accorgere?
Adesso è normale che se tu lo porti sotto lucidatura estrema, sotto il filo dell'acqua, magari era proprio un altro discorso in faccia, magari era molto più aggressivo, soprattutto per me che non mi piacciono le lucidature. Ok? Quindi sicuramente se io vado al microscopio sarà un po' graffiettato, visto che l'ho usata a slurry e poi solo ad acqua pulita. Ok? Ci siamo su questo. Mi tolgo la lume. Quindi, io, senza consigliarvi niente, senza volervi vendere niente, ma solo facendovi vedere come l'ho affilato. Quindi potete vedere proprio bene il tempo che ci sono stato, le passate, i movimenti che ho fatto, quello che vi pare. Vi ho fatto vedere la sbarbata, vi ho dato anche qualche impressione, ma penso che lo potete vedere da voi se sono rosso, se ho rossori, se ho graffi, se ho. Penso che ci arrivate da soli a questo. Giudicate voi, io non devo convincere nessuno, quindi non mi dite mi hai convinto, no. Io non ti devo convincere a comprare l'ardese. Vuoi? Hai un altro budget? Ti faccio vedere io quante ce ne sono ancora. Da un altro budget in poi. Pigli quello che vuoi con un altro budget. Però se c'hai 30 euro, veramente non saprei consigliarti altro. Se mi dici non posso, quella c'è. E ma ti pare una roba da dire che fa cagare? Sempre su di me, ok? Sempre su di me. Magari su di te fa cagare, non lo so. Non lo so. Magari c'hai. Ma quanti c'hanno una barba così dura da. E poi se l'acciaio è buono, immagino che. Cioè, ti regga la filatura, nel senso, no? Magari perde prima il filo, ma comunque. Magari ci devi stare più te, ma che cazzo ne so. Però, questo è il video, questo vi posso far vedere. Vabbè. Basta così. Beh, è qui, è il momento che io. E qui proprio capito, qua è il fine, quello che aspetto della sbarbata. Splasharmi con un after alcolico. Quindi siamo John Frum, Aftershave e Cologne. Siamo sempre Phoenix, Artisan and Accortment. In Italia lo troviamo. Dovrebbe essere un sapone statunitense che però grazie a Dio si trova. In Italia lo importano varie persone, informatevi voi, trovatevelo su Google, comunque si trova. Il prezzo, ripeto, non è di quelli proprio stellari, è alto, ma è roba veramente di altissimo livello. Soprattutto il sapone è una delle formule che più mi proprio. Ma perché a me piacciono i saponi borrosi, nutrienti, che botta. Per dire, non ve lo so proprio descrivere, ma è buonissimo. Boh, ragazzi, io quello che vi dovevo dire, quello che vi dovevo far vedere, ve l'ho fatto vedere. Mi raccomando, ragionate sempre con la vostra testa. Non vi fate mai coinvolgere dai pregiudizi altrui. Se potete, provate le cose in prima persona, che si tratti di un pennello, di un sapone, di una pietra, provatelo voi. Se ce l'ha un amico e dice fammela provare, provate voi in prima persona, perché ognuno di noi è diverso, ognuno di noi. Ripeto, poi quando dobbiamo parlare male di un prodotto devi averlo veramente provato. Se io devo dire che questo sapone mi fa cagare, devo averlo provato in tutti i modi possibili, 5-6 volte, e veramente non mi ci sono trovato e vi dico, raga, non va bene. Allora sì, ma se tu provi una cosa una volta al volo e mi vieni a dire questo non va bene, non è giusto. Di qualsiasi cosa parliamo, di pietre, di rasoi, di saponi, di pennelli, proviamole le cose prima di dire non va bene, non funziona, fa cagare, vale quello che costa. Un attimo. Ok? Ottima sbarbata. Fate vobis, ragazzi, fate vobis. Alla prossima.